Qui in provincia di Salerno viene presentato un progetto che appunto è quello della presentazione del portale del collocamento mirato e che in pratica costituisce per la provincia, per i lavoratori delle categorie protette, una possibilità concreta di ridurre le distanze tra i cittadini e l'amministrazione. In questo caso, da questo momento in poi, i lavoratori che appunto sono iscritti alle liste della cui la legge 68 del 99 potranno usufruire di una serie di servizi senza avere necessità di recarsi fisicamente presso i nostri uffici, gli uffici preposti, ma possono farlo da casa utilizzando appunto il sistema della posta certificata. Quindi è un progetto, quello realizzato in provincia di Salerno, che riduce le distanze e che non soltanto in uno scenario regionale o meridionale, ma su tutto il territorio nazionale, rappresenta comunque un progetto di assoluta eccellenza, perché pone al centro il cittadino con le sue necessità. Questo rappresenta sicuramente anche in termini di valorizzazione delle risorse, una razionalizzazione che in tempi di revisione della spesa rappresenta sicuramente un'azione che ha messo a punto nel momento in cui si è insediata l'amministrazione Cirielli e continuata dal Presidente. L'iniziativa di quest'oggi si inserisce negli interventi che Formez FIA fa a supporto delle pubbliche amministrazioni, in questo caso la provincia di Salerno. All'interno del progetto Servizi Innovativi del Pongas si è creato una struttura di supporto consulenziale che ha permesso la realizzazione di un servizio di carattere innovativo legato alla messa online di tutta una serie di modulistica e strumentazioni necessarie per l'accesso al lavoro da parte delle società. Ovviamente ci sono i miei saluti personali, non soltanto alle persone che sono qui dietro al tavolo, quindi il responsabile del Formez, ma anche a tutti coloro che hanno reso possibile con la motivazione e l'impegno che hanno contraddistinto questo team operativo di poter presentare stamattina questo portale. Questa ringrazio, non lo vedo, il dottore Ranesi che diciamo, nel momento era il dirigente del settore politiche del lavoro che si è occupato e che personalmente ha condiviso questa iniziativa che mira a ridurre le distanze tra l'amministrazione provinciale e il cittadino.
Quindi per quanto mi riguarda questo progetto, il portale del collocamento di lato, rappresenta di fatto...